Allora, abbiamo detto, facciamo esercizio B del 16 settembre 2009. Dunque, come era fatto? Abbiamo qua un amplificatore a JFET con una polarizzazione a 4 resistenze. C'è un'altra resistenza aggiuntiva qui. Aspettate, no, l'ho sbagliato. Dunque qui proviamo una resistenza qua. Ok, sono questi. R1, R2, R3, R4, R5, RG. Quindi R1, R2, R3, R4, R5, RG. Va bene? Questa è la prima cosa. Poi abbiamo qua l'ingresso, poi qui prendiamo l'uscita dal drain attraverso un condensatore di accoppiamento e la mandiamo a uno stadio a emettitore comune. Quindi prendiamo l'uscita dal drain e la mandiamo all'ingresso a uno stadio a emettitore comune. E poi abbiamo il carico. Quindi l'uscita si prende qua. I nomi delle altre resistenze sono R6, R7, R8 e R9. Quindi R6, R7, R8, R9, CL. CE. Questa qui. Chiamala CB, CB, CE. Ok, quindi questo è il circuito. Ora mettiamo i valori come si fa con SPICE, quindi sottintendendo le unità di misura. 10K, 1K, 75K, 25K, quindi 10K, 1K, 75K, questo sta per kiloohm ovviamente, e 100. Poi qua abbiamo 9, si può ingrandire un attimo qui, sì. Nove, sei, cinque, sei e cinque. Nove, sei, cinque, sei e cinque. E 10K di carico. Quindi abbiamo 9, 6, 5, 9K, 6K e 5K, 6K, 6, 6 e 5K e 10K. E le capacità invece sono 100 micro, 200 micro e 150 micro. Va bene? Quindi 100 microfarad,
200 microfarad e 150 microfarad. VCC è 15 volt, se mi ricordo bene. Sì. Vabbè, non c'è da aggiungere altro. Allora, domanda. Calcola il punto di riposo, amplificazione centrobanda, limite inferiore di banda e limite superiore di banda. Dove BGT è un QN2222 con HOE uguale a 0, resistivo, e il JFET è un 2N3819 con RD che tende a infinito. Ok, quindi queste ce le ricordiamo, le segniamo qua. Quindi, questo è Q1 e questo è J1. Quindi Q1 è un 2N2222 con HOE uguale 0, resistivo. E J1 è un 2N3819 con RD che tende a infinito. Allora, facciamo i conti. Prima cosa, punto di riposo. Partiamo da J1. Io la prima cosa che farei è calcolare il valore della tensione su questo nodo. Chiamiamolo G perché il gate in pratica in continua è la stessa tensione, in RG non passa corrente, quindi dobbiamo calcolare la tensione su quel nodo quando VS è spento. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che VG è dato da un partitore che è R1 parallelo R3 diviso R1 parallelo R3 più R2 per VCC. Quindi R1 parallelo R3 fa 90 ohm, questo fa 90 più 10K per 15. Per 15 fa 135, 90 più 10K fa 10K, 135 diviso 10K fa 0, dunque 135, 1350 diviso 10K fa 0,135 volt. D'accordo, poi conti, se li vogliamo controllare, ce l'abbiamo tutti qua. Ok, quindi questo ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo scrivere, questo è il source, questo è il drain, adesso dobbiamo scrivere la retta di carico. La retta di carico ci dice che VGS è uguale a VG meno VS che è ID per R5. Quindi quando ID uguale a 0 abbiamo che VGS è uguale a VG, quando VGS è uguale a 0, abbiamo che ID è uguale a VG diviso R5. Questo ci serve per disegnare la retta di carico. Come facciamo? Abbiamo bisogno delle caratteristiche. Apriamo la pagina delle caratteristiche. 2N3819, quindi andiamo a prendere insieme. La pagina di quest'anno ancora manca.
aspettiamo questa qui, c'è il programma in fondo, il programma è lo stesso alla fine, 2N3819, allora questo è il circuito, le caratteristiche, guardiamolo insieme un attimo, vedete, questo non l'abbiamo ancora guardato insieme, 3819 è un datasheet fatto come quello dei BC109, in pratica, prima ci sono i limiti, quindi le massime tensioni e correnti che possono essere applicate staticamente e dinamicamente, vedete, static gate source breakdown voltage, la massima tensione applicabile tra gate e source, gate source cutoff voltage, cutoff voltage è anche quello che abbiamo, è quello che abbiamo chiamato pinch off voltage, quindi è la tensione VP alla quale si interdice, qui la chiama invece VGS off, ma è la stessa. Ok, è la tensione alla quale la corrente diventa nulla. Saturation drain current, questa è come l'abbiamo chiamata noi, IDSS. Gate reverse current è la corrente che passa nel gate, che non è, noi abbiamo detto è praticamente nulla, ma non è esattamente nulla, perché c'è una giunzione inversa in un JFET, no? Quindi un po' di corrente nell'inversa passa, però vedete, se guardate i numeri qua, a temperatura ambiente è 2 microampere, anzi è 2 picoampere, è 2 millesimi di nanoampere, no? A temperatura ambiente, quindi 2 picoampere. A 100 gradi, che è a 100 gradi centigradi, quindi quando il dispositivo è molto caldo, vale invece 2 nanoampere, tipicamente, quindi sono correnti basse. Dopo ci sono invece le caratteristiche, vedete qui c'è la transconduttanza, la resistenza, questa è una cosa interessante, perché vale la pena farvelo vedere. Allora, vediamo prima le caratteristiche che conoscete. Le caratteristiche di uscita, vedete, queste le riconoscete bene, queste in alto, vengono date per due valori diversi della tensione pinch off. Vedete, meno 2 volt a sinistra e meno 3 volt a destra. Perché la tensione pinch off nominalmente è meno 3 volt, però varia abbastanza. Infatti, se vedete qui, ecco, guardate qua, gate source cutoff voltage, vedete la seconda riga della tabella, questa, no? La vedete bene? Allora, vedete qua, dice valore tipico meno 3 volt, valore massimo meno 8 volt. Quindi in pratica, io vi avevo anticipato, insomma, c'è una forte dispersione nella tensione pinch off in un JFET, ok? E questo ve lo fa vedere. Qui nelle caratteristiche di uscita viene dato un esempio delle caratteristiche di uscita quando la tensione pinch off è meno 3 volt, che è questa a destra, e poi viene dato un altro esempio quando la tensione pinch off è meno 2 volt. Anche le caratteristiche di trasferimento, che sono quelle indicate in basso, vedete, sono tre curve perché vengono date a tre temperature diverse, non dipendono tantissimo dalla temperatura, perché non è che cambia enormemente. Però anche queste vengono date a meno 2 volt e a meno 3 volt come tensione pinch off. Quindi prima bisogna decidere a che dispositivo facciamo riferimento. Se usiamo, per esempio, come in questo caso, non dice niente, usiamo il valore nominale della tensione pinch off, che è meno 3 volt, quindi usiamo questo. E questa è la caratteristica di trasferimento. È abbastanza diversa rispetto all'altro caso. Okay? L'altra cosa che notate è che la caratteristica di trasferimento, rispetto a come l'ho disegnata io, viene data con l'asse delle ascisse rovesciato. Infatti vedete, c'è 0 a sinistra e meno 3 a destra. Per cui io ve l'avevo disegnata con una parabola, diciamo, nell'altra direzione, qua viene invece capovolto, ma insomma cambia poco, ma è giusto per comodità. Ok, quindi questa è la figura che dà la caratteristica di trasferimento, cioè la relazione tra ID e VGS, e poi l'altra relazione tra ID e VGS è quella che è determinata dalla retta di carico che abbiamo scritto un attimo fa. Ok?
Quindi vediamo un po' se riesco a fare questo. Qui mi sa che non ci riesco. A disegnare qui sopra o a prendere almeno un pezzettino. Mi sa che non ce la faccio. Qui non so, dunque ce n'è, c'è una cosa di default per prendere un'immagine? Un grab dello schermo. No, non voglio fare, voglio prendere l'immagine da un pezzo di PDF. Non so se me lo fa fare. Vediamo un attimo. Gli accessori, strumento di cattura. Ah, sì. Allora lo prendo così, vediamo un po'. Ok, perfetto. Adesso vediamo un po' se me lo fa prende copia, poi lo metto qua sopra. Chissà, eh. Allora, non me lo fa spostare più, penso, vero? Ah, me lo fa spostare. Ok. Allora, questa è la caratteristica che ci serve, va bene? Adesso disegniamo sopra la retta di carico. Allora, ricopio la retta di carico dalla pagina precedente. Avevamo scritto VGS uguale VG meno ID per R5. Allora, la ricopio qua. VGS uguale VG meno ID per R5, dove questo è uguale a 0,135 volt e R5 invece, non mi ricordo, valeva 2,5 kΩ. D'accordo? Questo è 2,5 kΩ. Allora, disegniamo la retta di carico qua sopra. Va bene, abbiamo detto quando ID uguale 0, abbiamo VGS uguale a VG uguale a VGS. No, ho sbagliato, è questo qua che è 135 kΩ. Okay? VGS uguale a VG. Cioè è uguale a 0,135 kΩ. Quindi il punto è questo è 0,3, questo qui è. Va bene? Poi prendiamo un'altra cosa. Possiamo prendere quando VGS vale... no, facciamo, prendiamo ID. ID uguale a 2. Se ID è uguale a 2 mA... Abbiamo VGS uguale a VG meno 2 per 2,5. Prendiamolo 1, via, così sta nel grafico. Allora. No, vi torno, è che il grafico arriva fino a 3, cerchiamo di stare perlomeno nel grafico. Allora, se 1 mA, questo è 0,135 meno 2,5, che fa meno 2,365 volt, va bene?
Allora, correggiamo uno sbaglio che ho fatto. Allora, questi non sono kilo, ma ovviamente sono volt. E poi qui l'ho messo, in realtà è 0,135 positivo, il positivo sta dall'altra parte, no? Quindi, ricapitolando, questi sono volt. Qui devo prolungare e mettere qui il punto, va bene, questo è il punto A. Ok, l'altro sta a meno 2,365, che è circa meno 2,4, quindi sta qui, va bene. Praticamente questo punto, 1 mA. Quindi adesso posso tracciare la retta di carico, prendo la riga. Ok, mi sembra che è questa, va bene? Bah, non è proprio precisissima, mi accontenterei. Allora, questo quindi è il punto B, e questa riga verde è la retta di carico. Quindi il punto di riposo è questo qua. Che corrisponde a direi VGS uguale a meno 2,1, prendo il punto sulla griglia, e ID uguale a 1 mA. Non è proprio sulla retta. Ecco, una cosa che potrei fare, per esempio, invece questa, una volta che ho scelto 2,1, per essere essere più preciso, aspettate, faccio così. Per essere più preciso, potrei dire, ok, preso meno 2,1, allora la corrente la calcolo dalla retta di carico, così ce l'ho più precisa. Facciamo così. Calcoliamola dalla retta di carico. Da qua, ID uguale a VG meno VGS diviso R5. Quindi VG meno VGS diviso R5. Quindi avrei meno, anzi, più 0,135 meno VGS, che è 2,1, diviso 2,5 kΩ. Va bene? Quindi viene 2,235 diviso 2,9 e 2,5 e fa 0,9 mA. L'unità di misura viene perché ho fatto volte diviso kΩ che fa mA. Quindi questo è il punto di riposo. Allora, visto che ci sono adesso, posso anche calcolare VDS per verificare che sia. Perché ecco, quando faccio questo ragionamento, cioè vedete, prendo la caratteristica di trasferimento per VGS off uguale a meno 3 volt, va bene? Poi lo prendo per VDS uguale a 10 volt, perché mi è andata solo per un valore. Io il valore di VDS ancora non lo conosco, però se vi ricordate, noi facciamo l'ipotesi che ovviamente cambi poco. VDS, cambi poco la caratteristica di trasferimento al variare VDS fin tanto che il dispositivo sia in zona di saturazione. D'accordo? Quindi qui c'è un'ipotesi sottostante che dobbiamo verificare, che il dispositivo sia in saturazione. Allora, VDS, devo prendere il grafico qua, che cosa è uguale? Si vede bene, devo fare VCC meno R4 per ID meno R5 per IS, per ID, no? Quindi ritorno avanti, devo fare VCC
meno ID che moltiplica R4 più R5. Allora facciamo questo conto, mi vengono 15 volt meno 0,9 mA che moltiplica R4, vediamo quanto valeva, era 7,5 kΩ più 2,5 fa 10 kΩ, d'accordo? Quindi devo fare meno 0,9 per 10. Ho fatto mA per kΩ, ottengo volt, quindi tornano le unità di misura. E questo fa 6 volt, giusto? Per verificare che sia in zona attiva diretta, questi 6 volt mi torna? Se avete dubbi dite, non è che... R4 è 7,5 kΩ, R5 è 2,5 kΩ, quindi la somma fa 10 kΩ. ID era 0,9 mA. Allora, 6 volt, devo confrontarlo con che cosa? Perché sia in saturazione, con VGS meno VP. VGS è meno 2,1, VP è la tensione di pinch off che è meno 3 volt, e quindi VGS meno VP fa 0,9 volt, quindi 6 volt è ovviamente maggiore di 0,9 volt, quindi questa... Quindi diciamo qui posso scrivere sì. Quindi questa condizione del JFET in saturazione effettivamente è verificata. D'accordo? Quindi ho anche la VDS. Quindi VGS, ID, VDS, il punto di riposo l'ho calcolato, almeno del JFET. Ok? Ora guardiamo il bipolare. Il bipolare è questo. Di nuovo, io posso fare l'ipotesi di partitore pesante. Nell'ipotesi di partitore pesante, vi ricordate che cosa serve? Serve a verificare che la caduta di tensione, che in pratica la tensione che c'è su questo nodo, sul nodo di base del partitore, se stacco il transistore, è uguale alla tensione che c'è quando attacco il transistore. In pratica vuol dire verificare che la corrente di base sia trascurabile rispetto a quella che passa nel partitore. Quindi io posso fare questa ipotesi all'inizio, dire IB è trascurabile rispetto alla corrente nel partitore e poi verificarla alla fine. Quindi chiamiamo questa corrente qui I1 facciamo del bipolare. Quindi prima ipotesi e bipolare, ipotesi. Innanzitutto il bipolare suppongo che sia in zona attiva diretta. Vabbè, non avrebbe senso se no tutto l'esercizio. Poi suppongo che valga il partitore pesante. Ipotesi di partitore pesante. Cioè la corrente I1 sia molto maggiore della corrente di base. Sotto questa ipotesi I1 quanto vale? Dunque vale VCC diviso la serie delle resistenze nel partitore, che è R6 più R7, cioè 9 kΩ più 6 kΩ. R6 più R7, quindi calcoliamo il valore, sono 15 volt. Diviso 6 più 9 kΩ, cioè 15 kΩ, fa 1 mA. Questa è l'ipotesi. Cioè questo è il valore della corrente nel partitore nell'ipotesi partitore pesante. Poi a questo punto calcolo la tensione sulla base. Se prendo questa corrente è I1 per R7. Quindi R7 per I1 fa 6 volt. La tensione sull'emettitore VB meno VB on, che diciamo sia 0,7, quindi fa 5,3 volt. E a questo punto io posso calcolare
la corrente di emettitore, no? È perché è VE diviso R9. La corrente di emettitore è uguale a VE diviso R9, che fa 5,3 diviso 6,5. E fa direi 0,8 milliampere. Allora, nell'approssimazione che questo sia anche uguale all'IC, cioè trascuro l'IB rispetto all'IE, vuol dire, ecco, questa è un'altra ipotesi. Sto dicendo che l'HFE è molto maggiore di 1. Okay. Le segnalo tutte le ipotesi che sto facendo perché poi dovremo andare a verificare. Quindi questo è anche IC 8 mA. Allora, con questa ipotesi io posso andare a calcolare VCE. VCE è uguale a VCC meno RC per IC meno RE per IE. Quindi abbiamo 15 volt meno RC, no, ho scritto RC, ma in realtà si chiama R8, mi pare. No, infatti ho scritto RC per I8, invece devo scrivere R8 per IC. R8 che è la resistenza sul collettore per IC. Allora, quanto vale la resistenza sul collettore? Che non ricordo, vale 5 kΩ. Quindi ho 5 kΩ per 0,8 meno RE per IE, R9 per IE è la VE di prima, quindi 5,3 fa quel prodotto. Quindi vedete, fa 15 meno 4 fa 11, meno 5,3 fa 5,7. E per verificare che sia in zona attiva diretta, questo deve essere molto maggiore della VCSAT, che è 0,2 volt. Ovviamente lo è. Quindi questo è verificato. Quindi questa ipotesi è verificata della zona attiva diretta. Ok? Per quanto riguarda le altre ipotesi, prendiamo il datasheet del 2N2222. In fondo, allora, l'HFE a 1 mA, il valore minimo è 50, siamo a 0,8 mA, quindi il valore più vicino è quello di 1 mA, quindi il valore minimo è 50. Quindi se andiamo a fare il ragionamento per il partitore pesante, vediamo che le cose tornano. Innanzitutto è molto maggiore di 1, quindi anche questo è verificato, va bene? Nel caso peggiore è 50, quindi possiamo dire che è molto maggiore di 1. E poi l'IB quant'è? L'IB quindi è maggiore di IC diviso HF minimo, quindi questo è 0,8, questo è 50, 0,8 diviso 50 fa 0,016, che ovviamente è molto minore dell'I1. Quindi anche questa effettivamente è verificata e quindi anche l'ipotesi partitore pesante è verificata. Ok, quindi tutte e tre le ipotesi sono abbondantemente verificate. Abbiamo
anche di questo il insomma tutto quello che ci serve. Andiamo a fare i calcoli per il bipolare e per il JFET del circuito di piccolo segnale. Una volta calcolato il punto di riposo, riassumiamo. Quindi per il bipolare abbiamo IC uguale a 0,8 mA, VCE uguale a 5,6 volt. Allora, HF piccolo, ricordate come facciamo? Prendiamo il valore tipico più vicino. Allora, qua che cosa abbiamo? L'HF piccolo mi viene dato, sono qua, no? Vedete? L'HF piccolo mi viene data 1 mA e 10 mA, prendo il valore a 1 mA. Prendiamo la media tra il minimo e il massimo, fa i soliti 175. Quindi HF uguale a 175. HOE lo prendo a 0 perché è il dato del problema, è un'approssimazione che mi viene richiesta. Mi manca l'HIE. Allora, per l'HIE cosa devo fare? Devo prima ricavare quant'è l'HIE uguale a RB più RB'E. RB'E lo so calcolare perché RB'E è HFE per VT diviso IC. Quindi questo lo so calcolare, 175 per 26 millivolt diviso, faccio per ottenere RB' in ohm, faccio millivolt diviso milliampere, cioè diviso 0,8. Quindi questo è 175 per 26 diviso 0,8, 175 per 26 diviso 0,8 fa 5690, che approssimiamo un minimo, 5690 ohm. RB invece, che non ce l'ho e non mi viene dato, lo ricaviamo RB da HIE a 1 mA. Vi ricordate dal valore di HIE più vicino, per cui ce l'abbiamo. Quindi HIE a 1 mA fa 5 kΩ. RB'E a 1 mA quanto fa? Fa HFE preso a 1 mA per VT diviso 1 mA. Quindi fa 175 per 26 diviso 1, che fa 175 per 26 fa 4550, ok? Uguale 4550 ohm. Quindi RB' è uguale ad HIE a 1 mA meno RB'E a 1 mA, e quindi fa 450 ohm. Quindi qui vi ricordo, l'ipotesi è che RB non dipende tanto dal punto di riposo, quindi lo calcolo a un valore di corrente vicino, per cui ho HIE, e lo uso là dentro. Quindi questo ce l'ho, a questo punto posso calcolare HIE, che è uguale a RB più RB'E, quindi vale 450 più 5680, che fa 6130 ohm. Ok, poi le capacità non le devo calcolare perché mi si chiede di considerare bipolare completamente resistivo. Va bene? Quindi questo lo scrivo da questa parte, HIE uguale a 6130 ohm. Allora, facciamo un'altra pagina, guardiamo di completare il punto di riposo del JFET. JFET, riscriviamo qua quello che abbiamo trovato. VGS era meno 2,1,
volt. ID era 0,9 mA e VDS era, non mi ricordo, andiamo a prendere, e ho trovato 6 volt, va bene? 6 volt. Allora noi cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo prendere il GM, poi dobbiamo prendere RD, mi viene detto che è infinito, questo come dato del problema, era nel testo dell'esercizio, considerarlo infinito. Poi devo prendere la CGS e la CGD, sono le altre due cose che mi servono, quindi GM, VGS e CGD. Allora andiamo a prendere le caratteristiche, che sono queste. Allora, nelle caratteristiche, il GM è quella che si chiama transconduttanza. Vedete, mi viene data esplicitamente il grafico della transconduttanza, guardate qui, mi viene data la transconduttanza in funzione di VGS quando VGS off vale meno 2 volt e quando VGS off vale meno 3 volt. Allora, caso mio è VD pinch off meno 3 volt, ho preso quello. Quindi a VGS di meno 2.1 sono qui, a temperatura ambiente la forward transconductance, che è GM, qui viene chiamato GFS, ma insomma il GM, la transconduttanza, vale 2 millisiemens, ok? Quindi questo lo copio qua, questo vale 2 per 10 alla meno 3 ohm alla meno 1. Un Siemens è un ohm alla meno 1. Quindi qui siamo 2 per 10 alla meno 3 ohm alla meno 1. Questo da datasheet abbiamo preso. CGS e CGD. Ora, CGS e CGD mi vengono dati con un nome leggermente diverso, sono queste due qua. Sono la Common Source Input Capacitance e la Common Source Reverse Feedback. Allora, questa qui, Common Source Reverse Feedback, è relativa a una misura che viene fatta ed è la CGD. Quindi, la CGD viene chiamata CRSS, Common Source Reverse Feedback, e vedete come viene data? Viene data in funzione di VGS per due valori diversi di VDS, e cambia un po', cioè, diciamo che per valori alti negativi di VGS dipende poco da VDS, per valori più piccoli dipende parecchio, nel nostro caso dipende un po', quindi facciamo questo conto, noi abbiamo messo VGS uguale a meno 2.1, quindi siamo qui, vicino a questo punto della griglia, la VDS vale 6 volt, quindi insomma una via di mezzo tra 0 e 10, e prendiamo un valore più o meno intermedio. In realtà il valore più ragionevole è quello un po' più vicino a 10, ma insomma mettiamo un valore più o meno intermedio, viene qui uno 0, questo è 0,9, io metterei 1, ok, all'incirca 1. Come potete capire, c'è un discreto grado di incertezza in queste cose, quindi noi mettiamo dei valori ragionevoli, però siamo consapevoli che quando facciamo un'estrazione da un grafico, comunque possiamo commettere degli errori, d'accordo? Quindi niente, cioè accettiamo la cosa. La prassi è che se c'è il grafico prendiamo il grafico, se non c'è il grafico allora adoperiamo un altro criterio, tipo un'espressione analitica, però in generale, nonostante il fatto che dal grafico l'informazione non sia completa e nel grafico ci siano delle approssimazioni che siamo costretti a fare, comunque è più accurato prendere dal grafico e prendere l'espressione analitica. Quindi allora qui abbiamo detto prendiamo circa 1, un picofarad, l'unità di misura qui è picofarad, la torniamo indietro, qui la CGD è un picofarad, ok? La CGD è la CRSS dal datasheet. Quindi CRSS è uguale alla CGD,
c'è un'altra quantità che si chiama CIS. In realtà spesso la CRSS viene data come valore negativo, ok? Perché per il modo in cui viene estratta la misura, non lo vediamo insieme, ma insomma, quella capacità è una capacità negativa che deve essere, che viene fornita. Poi il valore della CGD è il modulo di quella capacità. Un'altra misura che viene fatta, viene fornita il datasheet, è una quantità che si chiama CISS ed è quella la somma della CGD e della CGS. Per cui una volta che abbiamo la CGD ci può servire a prendere la CGS. Vediamo un po' quanto vale questa CISS, è il grafico accanto. Common Source Input Capacitance, CISS, vedete a meno 2.1 vale, direi se questo è 2 e questo è 2.5 varrà circa un 2.2 picofarad, ok? Di nuovo perché viene raffigurata solo per due valori di VDS che sono un po' diversi dal nostro, il nostro è 6 volt, quindi prendiamo 2.2 picofarad. Ecco, questo non è una cosa, quindi la CGS viene 1.2 picofarad. La cosa importante, diciamo, che dovete considerare è che non è molto, diciamo, tutti siamo consapevoli che questi valori non sono molto precisi, quindi se anche invece di 2.2 aveste preso 2.3, 2.1, 2.4 sarebbe stato buono lo stesso per l'esame, ok? Perché è evidente, è chiaro, però deve essere plausibile il tipo di valore estratto, no? Se uno prendeva, che ne so, qui, se uno avesse preso da qua un valore tipo di 4 o di 1,5, che a quel punto era chiaro che aveva letto qualche altra cosa, no? Quindi non poteva essere plausibile. Un valore più o meno qui nel mezzo era ragionevolmente, può essere preso ragionevolmente in base a diverse considerazioni che si possono fare. Va bene, quindi a questo punto abbiamo i punti, i parametri di piccolo segnale al completo, e quindi si può fare il calcolo del funzione di trasferimento al centro banda e dei limiti di banda. Ok? E fermiamoci un attimo, facciamo 5-10 minuti pausa e poi ripartiamo.